Lui conduce una vita un po' singolare, non molto usuale, e capirete perché. Auf unserem Weg, verrückten Leben, finden wir heute Cecelo, ein Einsendler unserer Zeit in der Provinz Brindisi. Ist nicht verrückt, aber sein Leben ist ganz anders als die sogenannten normalen Leben. Schauen Sie bitte, so Sie verstehen, was ich meine. Cari amici e cari viaggiatori delle terre del Salento, oggi il nostro percorso è dedicato alla vita da pazzi, ai personaggi un po' strani e folli della nostra terra, ci porta a Lendinuso, in provincia di Brindisi. Qui incontreremo un personaggio che ha davvero tanto da raccontarci. Lui è Fernando Galeano, da tutti conosciuto come Gegello. Ha un nome d'arte, come tutti i personaggi un po' folli. Noi andremo proprio nella sua casa. Ci sarà tanto da vedere, tanto da scoprire. Lui ci racconterà la sua vita e una canzone che ha inventato nel 2004, Lupurpo intelligente, il polipo intelligente, con una coreografia anche. Ce la farà vedere. Andiamo. Che sono i suoi lividi, che sono i miei fiori. E siamo arrivati proprio a casa di Gegello, che ci sta aspettando. Buonasera, ciao, come stai? Bene. È una casa particolarissima. Sì. Intanto mi viene subito da chiederti perché questi pannelli? Questi l'ho messi perché la gente guarda dentro. Perché E la non gente. deve guardare perché io sono riservato. Quindi c'è gente che vuole sapere di te, Sì, curiosa, e tu invece ti devi mettere, coprire. sì. Gegello, ti posso chiedere di farci entrare nella tua casa oggi? Andiamo. Io entro, nella tua stanza da letto. Sì. Allora, Gegello, perché questo nome intanto? Chi ti chiama così? Perché tu ti chiami No, Fernando. sì, però invece andavo a vedere un film, Gegè Bella Vita, facevano questo film. Allora mi hanno chiamato così, soprannome. Di chi era questo film? Che film è? Che personaggio c'era questo Gegè Bellavita? Forse che era Rodolfo Valentino e mi piaceva tanto a vederlo. Quindi Rodolfo Valentino, un Era un grande grande. scrittore, amatore. Oh. E io adesso ti devo chiedere se sei mai stato innamorato. Sì. C'avevo una donna di Napoli. Un giorno dice: Fernando, vai a comprarmi un po' di pesce. L'ho comprato e ne ho portato. Dice: scontrino. L'ho perso durante la strada, senza scontrino. Si è trovato nella busta il scontrino. Allora non l'hai comprato, me l'ha portato così. Mi ha fatto scherzo. Ah, ecco perché il pesce l'avevi pescato tu. Eh Eh sì, giusto. sì. Gegello, hai una casa intanto particolarissima, vedo tante Sì. fotografie e tanti premi anche. Mi avvicino a leggere. Ecco, per esempio, queste coppe, le hai vinte No, queste dove? sono di tanti anni fa, 30 anni. Quelle sono invece tutti i premi, le cose, le Attestati, corride, sì. medaglie. Hai anche una grande passione qui per Bruce Lee. Sì, qua ci sono delle foto della corrida, tutte queste. Le varie edizioni della corrida. Sì, ne ho fatte tante. Hai anche altre passioni, sai fare di tutto. Sì. Sai pescare. Pesci?
peschi da solo, il pesce, tutto quanto. Tutto. Fai lo quadrato. No. A proposito del tuo modo di vivere, quindi peschi da solo, hai una casa particolare, raccontaci un po' le tue giornate. Io lavoro, mi chiama magari il dottore, come oggi, alla villa, pulisco foglie, pulisco tutti i rami, cose, per terra, tutte quelle cose. Trovo di tutto, vado a raccogliere figatindie e verdura, tutte di quelle cose. Non mi fermo mai. Mai, la giornata non finisce mai. La ruota così. Quindi inizi la mattina. Alla mattina vado a lavorare a pulire la villa del dottore. La mattina presto ti alzi? Verso le 8, le 9 sarà. E poi vai a fare questi lavoretti, insomma, della giornata. Sì. Poi arriva mezzogiorno e torni a casa. Sì. E che cosa fai? Torno a mezzogiorno, faccio pulizie, tutte di quelle cose e poi vado intorno a raccogliere tutte queste cose. E di nuovo andiamo a raccogliere le sicurezze, le erbette di campagna. Ecco, e arriva poi la sera. Quando arriva la sera, non c'è come una volta, come alla casa dell'abate ha fatto Franco la corrida, mentre che ballava mi hanno invitato a Campia Salentina. Devo andare mo con Franco. E che cosa ci vai a fare? E a ballare Lupurpo Intelligente. Ah, e qui arriviamo. Lupurpo Intelligente è una canzone che hai scritto tu. Però l'ha fatta Emanuele Serinelli, il mio maestro. Il maestro. E assieme a Lupurpo Intelligente so che c'è anche un balletto. Sì. Allo ambale, allo ambale, allo ambale, allo ambale. Femmine, cominci a girare, vedi una casa nel mio cuore. Ne guarda, lo guardo, vedi lo fogliere. Allora, Gigello, ti saluto con questo nome, anche se ti chiami Fernando, lo dobbiamo dire ai nostri telespettatori. È stato davvero bellissimo parlare con te, conoscerti, entrare nella tua vita, oltre che nella tua casa, conoscere i tuoi animali, questi cagnolini splendidi. E tornerò a trovarti, perché mi incuriosisce questo tuo modo di vivere. Davvero. E tornerò ad applaudirti anche alla corrida. A me mi ha fatto tanto piacere, sono tanto felice di fare queste cose. Davvero, grazie a te. Siamo felici noi. E pure io. Torneremo a trovarti. Sì. Grazie, e noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con i nostri personaggi strani, un po' folli, delle nostre terre del Salento.